Buonasera, benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale Vaccinazioni anti-Covid. C'è l'accordo con i medici di medicina generale per quanto riguarda gli over 70. Ci dice tutto nel servizio il direttore Marcello Migliosi. Aprono in Umbria le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per tutti i cittadini della classe 1941, compresi coloro che non hanno ancora compiuto gli 80 anni di età. La prenotazione può essere effettuata attraverso il portale regionale. In farmacia sarà possibile ricevere la somministrazione con il vaccino Pfizer già nei prossimi giorni. Per gli ultra ottantenni che hanno già fissato un appuntamento per il mese di maggio, rimane attiva la possibilità di anticipare la prenotazione ad aprile. Aumentano intanto i ricoverati Covid in Umbria, più 23 nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito internet della Regione Umbria alla data del 22 marzo 2021. I nuovi contagi sono 71 e si registra un calo di attuali positivi di 113. Il numero dei guariti è di 180 e ancora vengono registrati 4 morti. I ricoverati totali, come detto, salgono a 461, mentre quelli in terapia intensiva aumentano di 1, 73. I tamponi molecolari effettuati, come ogni lunedì, sono pochi, 532, mentre i test antigenici analizzati sono di più, 834. E la situazione Covid in Umbria, calano i ricoverati, però purtroppo aumentano i morti. Dopo l'impennata di lunedì tornano a scendere ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria. Ora 450, 11 in meno di ieri, 67 dei quali, 6 in meno in terapia intensiva. A riportare i dati è il sito internet della Regione Umbria alla data del 23 marzo. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 174 nuovi positivi, 180 guariti e 14 morti, con gli attualmente positivi ora 5.383, 20 in meno di lunedì. Sono stati analizzati 3.856 tamponi e 3.669 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,3% sul totale. Era il 2,2% lo stesso giorno della scorsa settimana ed è 4,5% sui soli molecolari. Era il 4%. Dosi di vaccino agli avvocati, la USL Umbria 1 avvia un'indagine interna. Inchiesta interna da parte della Direzione Generale della USL Umbria 1 sulla vaccinazione di alcuni avvocati con dosi di AstraZeneca presso il punto di Perugia Ponte Doddi. Atti ora inviati all'ufficio provvedimenti disciplinari dell'azienda per una valutazione delle eventuali responsabilità nell'accaduto. L'indagine interna, riferisce l'USL, ha coinvolto anche il commissario straordinario Covid dell'Umbria, Massimo D'Angelo. In tale ambito sono stati chiesti chiarimenti alla responsabile del distretto del Perugino. Questa, si legge in una nota dell'azienda sanitaria, ha dichiarato di aver ricevuto alle 19 circa di sabato 20 marzo l'indicazione dalla referente aziendale vaccinazioni di dover effettuare l'indomani mattina presso la sede di Ponte Doddi un numero di vaccinazioni AstraZeneca aggiuntive rispetto alle sole 28 prenotate. Per integrare i soggetti da vaccinare mi è stato trasmesso un file con i nominativi dei referenti delle categorie oggetto di convocazione. Ho provveduto, ha affermato la responsabile del distretto, a contattare i rappresentanti delle onoranze funebri, mentre la collega mi informava di aver recuperato un elenco di 44 soggetti provenienti dall'ufficio scolastico regionale. In questo modo consideravo conclusa la programmazione delle vaccinazioni per la giornata successiva di domenica 23 marzo. Nella mattinata di domenica, invece, alle ore 9.30 circa, sono stata informata dell'adesione di soli 22 soggetti di quelli provenienti dalle scuole. Gli altri operatori delle altre categorie, più in particolare delle onoranze funebri, erano già stati avvisati, per cui nella condizione di avere a disposizione una ventina di dosi di vaccino residue, in maniera informale, nell'urgenza di utilizzare i vaccini disponibili, ho provveduto tramite un contatto personale a far arrivare per il punto vaccinale di Ponte Doddi alcuni avvocati, la cui categoria era ricompresa nell'elenco dei soggetti da vaccinare, per la cui numerosità e per l'esiguità delle dosi disponibili in quella domenica non avevo provveduto a contattare in precedenza. C'è una tendenza a scendere dei numeri delle terapie intensive. Il direttore nel suo ospite studio ha intervistato il professor Edoardo De Robertis. Vediamo. Nelle terapie intensive siamo sopra soglia. L'Umbria è al 52%, ma la tendenza è in discesa. Mi aspetto un miglioramento dalla settimana prossima, dice Edoardo De Robertis, direttore della rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'importante, afferma, è che i degenti non aumentino e che il Delta, anche se lentamente, sia in favore delle uscite.
e riferendosi all'età media dice: l'età media dei nostri pazienti si è abbassata, abbiamo anche cinquantenni e quarantenni, non necessariamente sempre con patologie pregresse e per niente affatto invalidanti, quindi lo scenario con questa ultima ondata è cambiato. Ma noi, proprio allo scopo di saperne di più sul versante terapie intensive, abbiamo intervistato il professor Edoardo De Robertis. Benvenuto al nostro ospite in studio, il professor Edoardo De Robertis. Grazie professore, abbiamo strappata come sempre. Professore, buongiorno. Il professore è primario di terapia intensiva, rianimazione, scuola, insomma c'è uno scorso lunghissimo, l'avevamo già incontrato in passato. Professore, come sta andando? Qualche cosa si sa? Sembra che vada un po' meglio, sembra. Dal suo punto di vista invece qual è? No, i numeri e la sensazione anche che abbiamo ogni giorno e di una lenta ma progressiva riduzione dei ricoveri. Terapie intensive sono ancora sotto pressione, ma questo perché fondamentalmente i ricoveri in terapia intensiva sono abbastanza lunghi, per cui stiamo un po' vivendo la coda, e però il delta tra dimissioni e nuovi ricoveri in realtà si sta riducendo, per cui tutto sommato ecco, spero che per la prossima settimana si avranno anche le terapie intensive un po' meno sotto pressione. Insomma, i numeri si sono ridotti nell'ultima settimana, però stanno ancora lentamente scendendo, e questo chiaramente ci fa ben sperare. Oh, solo anziani, professore, oppure anche giovani o persone di media età? La maggioranza sono anziani, e purtroppo è tra gli anziani che vediamo anche poi purtroppo chi non ce la fa, però in questa ultima, nell'ultimo mese abbiamo anche ricoverato cinquantenni, quarantenni, l'età media è un po' scesa rispetto alla prima ondata. Oh, la tecnica di intervento nel suo reparto, cioè quello che prevede il protocollo, è cambiata nel corso dei mesi rispetto anche alle conoscenze che si sono avute nel Covid? Sì, assolutamente sì. Diciamo che forse le più grosse differenze le ho osservate tra il marzo dell'anno scorso e poi l'ondata dopo l'estate, insomma stiamo parlando di ottobre-novembre. Da ottobre-novembre adesso tutto sommato direi che siamo abbastanza stabilizzati da un punto di vista di protocolli operativi, ma certo insomma è comunque una patologia che stiamo scoprendo in quest'ultimo anno, quindi chiaro siamo sempre molto collegati con la letteratura e con quelli stranieri per vedere anche se ci fosse qualche altra possibilità di intervento, di sostegno delle funzioni vitali e terapeutiche. Quindi di fatto ma, diciamo, grosse novità non ci sono. Di fatto è una paralisi proprio del respiro, si può considerare così? No. Come può essere considerata? Perché ce ne sono tante definizioni. È un polmone che nella stragrande maggioranza dei casi è aggredito in maniera molto violenta dal virus, e c'è una risposta, potremmo definire infiammatoria, dell'organismo che in qualche maniera aggrava quello che il virus direttamente fa sul polmone. E questo porta a un'alterazione polmonare molto molto violenta, sia dal punto di vista del parenchima polmonare, sia anche dal punto di vista dei vasi, del microcircolo polmonare che è colpito. Quindi abbiamo un duplice danno polmonare, e questo crea il quadro così così grave. Quindi è proprio dovuto da infezione, dallo scatenarsi? È una risposta, infezione da in là. Poi in alcuni soggetti più debilitati, più predisposti, in realtà questo è quello che adesso ci sta cercando di capire meglio, c'è una risposta abnorme, ecco perché alcuni pazienti, non necessariamente, anche pazienti novantenni che hanno avuto il Covid non hanno sviluppato nessuna situazione così grave, e pazienti giovani invece che viceversa evolvono verso una forma più grave, quindi c'è qualcosa che non è ancora ben chiaro del perché alcuni rispondono in una maniera e altri in un'altra. Comunque c'è certamente una risposta dell'organismo all'infezione che porta a questa escalation così violenta. Quando si parla di camera di terapia subintensiva, che si intende rispetto a quella intensiva, professore? Ma diciamo che è una diversa, diciamo così, escalation terapeutica. Nella subintensiva già si comincia
a somministrare ossigeno, comunque ad aiutare il soggetto con delle ventilazioni non invasive. In terapia intensiva abbiamo un know-how tecnologico molto molto più importante, per cui riusciamo a gestire le funzioni vitali in toto e anche un monitoraggio molto più aggressivo e a tutto tondo. Oh, che si fa, professore, per poter risorgere qualora uno esca, perché si sente parlare appunto tante tecniche, cioè tante parole vengono sprecate e probabilmente anche inutilmente, però si parla di cicatrici polmonari, di tutte queste cose qui. Che accade nel polmone? Il polmone dipende. Dopo, intendo dopo, sì, insomma. Sì, sì, dipende molto. Nelle forme, diciamo così, più lievi, anche che hanno richiesto intubazioni, ma più lievi, in cui magari anche la ventilazione è stata, diciamo così, di durata non molto estesa, tendenzialmente si hanno dei reliquati che però poi nei mesi piano piano passano. Chiaramente noi non abbiamo un dato certo, perché li stiamo per... Io adesso ho visto i pazienti ricoverati a marzo, dell'anno scorso, quindi abbiamo un follow up massimo a un anno, quindi non sappiamo al di là di questo. Alcuni pazienti che abbiamo seguito a marzo, in realtà alcuni sono tornati alla completa normalità, altri hanno ancora dei reliquati polmonari. Nelle forme più gravi in realtà abbiamo dei reliquati polmonari che possono essere anche importanti. Diciamo che le polmoniti in assoluto e le polmoniti virali in generale sono particolarmente, lì dove portano a queste escalation così violente, sono destruenti e possono anche lasciare dei reliquati importanti. Ma non è solo il Covid, mi ricordo anche dei pazienti, io ero responsabile di un centro per l'H1N1 a Napoli, sì. Uno dei 14 centri che respira, di settimane fa mi chiamo un paziente che ho trattato nel 2014 per H1N1, un paziente giovane, e che comunque è rimasto con dei reliquati polmonari importanti. Solo perché purtroppo lì dove c'è un'aggressione sul polmone molto prolungata, che dura nei giorni, quindi quando escono dopo anche magari 15-20 giorni, anche più di ventilazione, è molto probabile che si possano avere dei reliquati. E quindi si può sviluppare una insufficienza polmonare? Si parla di fibrosi polmonare. In realtà la nostra azienda già avevamo un ambulatorio con il quale seguivamo i nostri pazienti. In realtà adesso ci si sta, il professore Baglioni si è fatto promotore di un follow up a distanza dei pazienti, quindi a tutto tondo, dai pazienti ricoverati in pneumologia, terapia intensiva, medicine di urgenza e quant'altro, proprio per cercare di offrire anche un follow up a distanza per i nostri pazienti, che adesso cominciano ad essere anche tanti, per cui è importante creare qualcosa per poterli seguire nel futuro. Professore, c'è un morfotipo che sviluppa più facilmente di un altro una polmonite, una forma molto grave, ecco, di problema respiratorio? Purtroppo i maschietti, questa è l'unica cosa. Siamo sfortunati noi. Sì. No, fondamentalmente è più frequente nell'uomo che nella donna, e anche le forme gravi forse sono più frequenti nell'uomo e nella donna. Il paziente obeso è ad altissimo rischio di sviluppare delle complicanze polmonari importanti, l'iperteso, e poi un po' tutti i pazienti fragili. Non abbiamo un morfotipo o un fenotipo particolare, insomma, Oh, professore, una cosa che ci si sta domandando spesso fra colleghi è stranieri. Cioè, noi ne abbiamo tanti in Italia, ne abbiamo tanti anche nel Perugino. Si presentano casi, ovviamente, sì, ne abbiamo avuti parecchi, tanti anche non italiani. Mm-hmm. Di qualche continente in particolare, che ne so, asiatici piuttosto che africani? No, fondamentalmente la maggioranza europei. Oh, chi si salva dal Covid dovrà tenere proprio per i reliquati di cui lei parlava prima, e quindi un esito da una patologia così importante, dovrà tenere quindi un regime di vita totalmente diverso magari rispetto a quello che aveva prima, tenendo conto che poi si parla di anziani, insomma.
diciamo che i pazienti che rimangono, la maggioranza dei pazienti, anche trattati in terapia intensiva, di fatto piano piano ritornano a una normale qualità di vita. Un piccolo numero potrà sviluppare, ha sviluppato e potrà sviluppare delle situazioni polmonari, diciamo così, un po' che possono far modificare la qualità di vita, ma numericamente sono minimali, quindi la maggioranza dei pazienti la supera senza avere rilevanti. Okay, un'ultima domanda e poi la lasciamo andare perché ci sembra giusto. Le persone che cominciano ad avere delle situazioni, adesso al di là dei vaccini, eccetera, di cui magari parleremo in un'altra occasione, di cui si sta tanto parlando in questi giorni, ma una persona che comincia a sviluppare qualche sintomo, ok? Adesso ci sono diverse scuole di pensiero che in qualche misura, poi c'è stato anche il pronunciamento ufficiale su quelle che sono le terapie a casa, cioè di non lasciare le persone col paracetamolo e la vigile attesa, per essere sintetici. Ecco, qual è il suo pensiero, proprio per la sua grande esperienza? Ma io ritengo che vadano ospedalizzati i pazienti che richiedono un controllo o una terapia, soprattutto una somministrazione di ossigeno più importante. È una patologia che nella stragrande maggioranza dei casi può essere gestita, anzi forse deve essere gestita a casa per non sovraccaricare inutilmente certo. Il servizio sanitario, cioè gli ospedali. E anche le terapie, in realtà le terapie iniziali assolutamente possono essere gestite a casa. Con un vigile controllo, è chiaro, perché è una patologia che può avere un'escalation anche molto rapida, quindi è importante che il sistema territoriale, il sistema sanitario territoriale abbia un buon controllo. Ma io vedo che tutto sommato le cose stanno andando abbastanza bene. Non ho visto un sovraccarico enorme della struttura sanitaria ospedaliera per ricoveri, tra virgolette, impropri. Ho capito. Mi sembra che la cosa, e anche le terapie, ma anche ve li dico, per esempio, anche quelle adesso, anche con le terapie, quelle che adesso incominciamo ad avere in Italia, un po' tipo il monoclonale, no? Ci sta, certo, quello che stanno facendo adesso, la sperimentazione che sta facendo lo Spallanzani, no? È ancora in fase sperimentale e di fatto il trattamento è per i pazienti a casa, non è per i pazienti, perché il monoclonale va su un paziente che sta, tra virgolette, ancora bene, cioè nel senso che non deve sviluppare la malattia, è lì che funziona il monoclonale, non nel paziente già grave. Ecco, quindi anche queste terapie probabilmente poi verranno strutturate su un domiciliare. Ecco, quando lei dice che sta facendo lo Spallanzani, le dico quella della sperimentazione dello Spallanzani, perché poi, certo, poi chiaramente poi arriverà anche su. Sarà condivisa, chiaro. Un'ultima ancora, mi perdonerà. Ecco, quando lei dice di malattia grave, significa che quando a casa non si può gestire più il malato, anche con, perché ho visto che arrivano le bombole. È un problema di gestione, è un problema di non sicurezza di avere il paziente a casa, non ha superato un certo livello. Ok, quindi nel senso che può succedere che sfugga di mano al controllo di quello che è il medico, insomma, a questo punto. No, il problema è che il sistema sanitario territoriale sta facendo un ottimo monitoraggio sul territorio e va a centralizzare i pazienti che hanno necessità di ospedalizzazione, né prima né dopo, ecco, questo è importante. Ecco. Ok. Dai dati che vedevo pubblicati dalla collega del Corriere dell'Umbria, mi pare che sì, insomma, siamo sovraccaricati, ma si regge ancora, tanto più che dovrebbe arrivare a breve quella unità Arcuri che sta là fuori l'ospedale, non è così? Sì, certo, tra poco dovrà essere operativa la struttura esterna e che certamente sarà di ulteriore, più che di aiuto, la direi di sicurezza per il sistema, ecco, perché poi sono 10 posti, no? Cosa? Sono 10 posti. Sì, io spero chiaramente che, non, che col passare delle settimane avremo sempre meno necessità di, però ecco, quello di cui noi abbiamo anche necessità è di poter ritornare ad offrire un'offerta sanitaria per tutto ciò che anche no Covid, ecco, questa è la sfida adesso che ci attende nel prossimo periodo. Grazie professore, grazie tante della sua partecipazione al nostro telegiornale e buon lavoro. Edoardo De Robertis, professore, avete sentito lo lungo score che ha a disposizione, la ringraziamo ancora, buon lavoro. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Adesso ascoltateci l'iniziativa di CGL, CISL e UIL
che si è svolta questa mattina a Perugia. Vediamo. Diversi sono stati gli interventi della manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL dell'Umbria. Adesso ascoltateci, si è svolta a Perugia martedì 23 marzo in modalità mista a causa della permanente situazione di emergenza sanitaria. I tre sindacati presenti fisicamente con numeri contingentati in Piazza Italia a Perugia davanti al Palazzo del Consiglio regionale durante una seduta del Consiglio stesso. Contemporaneamente delegazioni sindacali erano presenti nelle piazze e davanti ai luoghi simbolo di tante città dell'Umbria come Terni, Orvieto, l'ospedale di Pantalla, Foligno, Città di Castello, Norcia, Castiglione del Lago e Gualdo-Tadino. Portare la voce e la rabbia del mondo del lavoro, delle pensionate, dei pensionati, dei precari, della parte più fragile della società dentro i palazzi della politica, laddove si prendono le decisioni sul futuro dell'Umbria. Abbiamo scelto di tornare in piazza nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, ma con grande determinazione perché c'è bisogno che la politica regionale prenda coscienza della gravità della situazione che la nostra regione sta vivendo, hanno affermato i tre segretari generali. Decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio in Umbria, ecco perché, insistono, vogliamo alzare la voce, vogliamo che l'Umbria, come hanno fatto altre regioni in Italia, si metta al lavoro coinvolgendo davvero i corpi sociali. E poi anche la scuola, chiusa da un anno con aperture sporadiche. E una delegazione del comitato priorità alla scuola questa mattina ha consegnato alla presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, i messaggi e i disegni raccolti nei giorni scorsi. E intanto venerdì ci sarà una nuova manifestazione in piazza 4 novembre. Una grande raccolta di lettere, messaggi, disegni dell'iniziativa Donatella Tesei, c'è posta per te, organizzata da Priorità alla Scuola, sono stati consegnati alla Presidente Tesei e protocollati la mattina del 23 marzo in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. La chiusura delle scuole, l'elemento più grave, è il detonatore che fa esplodere il disagio. Con le scuole chiuse, bambini e ragazzi hanno perso anche l'ultimo presidio di relativa normalità di crescita e di socialità. Il Comitato si batterà ancora una volta in piazza 4 novembre a Perugia venerdì 26 marzo con uno sciopero sociale per ribadire che per salvaguardare la scuola pubblica è necessario un ripensamento totale delle priorità, mettendo in atto quelle che sono le strategie per ricostruire una scuola sicura. Ci fermiamo un attimo per un piccolo spazio pubblicitario e poi la pagina sportiva. Eccoci con la pagina sportiva interamente curata da Claudio Mariani. Manca solo il conforto della matematica alla Ternana per festeggiare la promozione in Serie B. Vediamo. Impegno infrasettimanale domani per i ragazzi di Mister Lucarelli. Allo stadio Viviani va in scena il recupero della 24esima giornata tra Potenza e Ternana, rinviata per neve lo scorso 13 febbraio. A dirigere il match sarà ancora una volta Giampiero Miele di Nola, lo stesso che l'avrebbe dovuta dirigere nel giorno del rinvio. Cambiano invece i due assistenti e il quarto uomo, che saranno rispettivamente Andrea Micaroni di Chieti, Roberto Allocco di Bra e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. I lucani, che domenica scorsa hanno battuto 2-1 il Bisceglie, ottenendo punti importantissimi in chiave salvezza, sono guidati dall'ex Fabio Gallo. Io penso che giocare contro la squadra più forte del campionato non possa che essere di stimolo, a prescindere da quello che sarà il risultato della partita. Però è una partita che si deve preparare da sola, sotto l'aspetto mentale e sotto l'aspetto della determinazione. Quindi in questo senso so che non avrò problemi a trovare dei giocatori pronti in base a quelle che saranno le mie scelte. È chiaro che sarà una partita difficile, è stata difficile per tutte le squadre. La Ternana ha stravinto il campionato già da tempo, oggi penso che abbia chiuso completamente la pratica campionato con la sconfitta dell'Avellino, quindi troveremo una squadra che però non regalerà niente, perché una squadra che vince così non ha la possibilità, ma perché non gli viene in testa di mollare qualcosa. Un recupero mercoledì in casa del Potenza e poi si va a Bisceglie, quindi due trasferte. Sì, a noi ci mancano ancora dei punti per coronare questo sogno e quindi dobbiamo andare a cercarli in ogni partita. E Potenza sicuramente è una squadra che è ripresa, è un campo difficile, però se noi saremo la Ternana sarà una partita bella da giocare e proveremo a fare il massimo come sempre. E dopo aver battuto Milano, la Sir Perugia si tuffa in Champions.
All'indomani della vittoria in gara 3 dei quarti di finale playoff contro l'Allianz Milano, che è valsa l'accesso alle semifinali scudetto, i Black Devils tornano subito in palestra, perché domani, sempre tra le mura dell'impianto di Pian di Massiano, c'è un altro match fondamentale per Perugia, il ritorno della semifinale di Champions League contro l'Itas Trentino. Zero pause quindi per la Sir Safety Conad Perugia, che dovrà recuperare in fretta energie fisiche e mentali e tentare, dopo lo 0-3 maturato nella sfida d'andata, l'ennesimo miracolo sportivo per raggiungere la finalissima. Thais, allora, dopo il bivio di ieri, superato con merito, ce n'è subito un altro, semifinale di Champions, mercoledì arriva Trento e servirà un'altra prestazione di livello per ribaltare il 3-0 dell'andata. Sì, ieri è stata una bellissima partita, ma sappiamo bene che c'è già un'altra bella sfida in più dopo la sconfitta di settimana scorsa, quindi sarà una bella partita. Ecco, proprio dimenticare la gara di andata è l'imperativo. Ieri in campionato ci siamo riusciti anche bene, però ricordarla se non altro per gli errori da non commettere questa volta. Sì, sappiamo molto bene quello che dobbiamo fare, c'è solo una strada da fare, quindi è vincere, che non sarà facile, ma dobbiamo sempre credere. Trento e Perugia tra l'altro si incontreranno per la quinta volta in questa stagione, due vittorie a testa, questa sfida ha un valore senza precedenti, con Trento che ci arriva tra l'altro con un turno di riposo in più rispetto a noi. Sì, sicuro, sappiamo molto bene che Trento è fortissimo, ma siamo anche noi, quindi sarà una bella battaglia. Come detto, siamo due pari visto le partite, questo è molto decisivo. Ultima domanda, tua personale, quanto conta per te preparare questo tipo di partite accanto a giocatori di esperienza che hanno già alle spalle queste partite di questo spessore? Penso che dobbiamo prendere questa partita come ogni partita, non fare troppo differenza. È sempre una partita importante, ma dobbiamo prepararci come lo facciamo sempre. Ci siamo insomma tirati sulle maniche nelle situazioni più delicate, più complicate, e ci siamo dati un grande da fare. È vero che questa volta la posta in palio è più alta, il livello tecnico dell'avversario è altissimo, quindi sarà difficile fare l'impresa, però io quello che voglio, quello che mi auguro per la nostra squadra è di entrare in campo e essere noi stessi, nella rabbia, nel cuore, nella testa, nella tecnica. E in queste situazioni qua può veramente succedere di tutto, dall'inizio alla fine, anche se stiamo soffrendo, se siamo avanti, può succedere qualunque cosa, va giocata la partita palla dopo palla, con grande cuore, con grande lucidità. Sappiamo che la situazione è complicatissima, ma credo che le situazioni complicatissime debbano anche accendere un fuoco che magari fino adesso non c'è stato. Ed infine le ragazze della Bartolcini Fortinfissi Perugia trovano la prima vittoria nei playoff scudetto contro il Cuneo. Prima partita nei playoff e prima storica vittoria per la Bartolcini Fortinfissi Perugia. La squadra di coach Mazzanti conferma i progressi dell'ultima parte di stagione e piega in 4 set la Bosca San Bernardo Cuneo in gara 1. Le magliette nere riescono ad avere la meglio sulle avversarie, al termine di una partita giocata con la massima determinazione dal primo all'ultimo pallone. Mercoledì in Piemonte si giocherà il secondo atto. Chi passa il turno trova la Igor Gorgonzola Novara nei quarti di finale. Io penso che dobbiamo andare là e costruire ancora noi stesse, pensare a noi e andare là per vincere, punto. Pensando solo a quello che dobbiamo fare e a fare il nostro percorso, punto. Poi i set non importano, io penso che sta a noi crescere ancora e pensare a quello che dobbiamo fare. Termina qui il nostro telegiornale, per oggi è tutto, vi auguriamo buona serata. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Ancora residue precipitazioni in Italia, ma tempo in miglioramento. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 24 marzo. Nubi sparse al mattino al sud, con isolate piogge solo sul Molise, maggiori spazi di sereno al centro-nord.
Al pomeriggio, condizioni di bel tempo su tutta la penisola, ma con qualche addensamento in più sulle regioni meridionali. In serata e nottata, locali fenomeni su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve fino a 600-700 metri. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in aumento al nord e in calo al centro-sud. Massime in generale rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.